Bene, ciao ragazzi, siamo in diretta. Il tema di oggi è cani da guardia efficaci, cosa ti perdi se non li hai? Allora, fortunatamente il tempo si è messo un po' sul bello, ho da consegnare parecchi cani, io li tengo praticamente a uno stato semibrado e quindi non vi dico in che stato sono, cioè infangati. Adesso oggi inizia a asciugare un po', inizio di nuovo a vedere i colori dei miei cani. Prima erano, ciao Dino, ben arrivato. Erano solo tinta fango, perché poi quando si tratta di questi cani rustici, più piove, più loro dormono addirittura nel fango. Ok, vedo che vi state aggiungendo in parecchi. Ciao Marco. Bene, ciao Silvio. Allora, beh, intanto che vi aggiungete, se fate anche voi una condivisione, mi date solo un mezzo secondo che io condivido sulla mia pagina, sul mio profilo, così si aggiungono anche tutti quelli che siamo amici per la pelle, che ricevo richieste di amici tutti i giorni. Non ho mai avuto così tanti amici nella mia vita. Non ne conosco uno, però siamo tutti grandi amici. E siccome l'amicizia è una cosa importante, sono felicissimo di avere tutti questi amici. E quindi adesso pubblica, bene, l'ho condiviso. Perfetto, ciao Marco, vedo che mi state. Come dire, Massimiliano Lorago, mi è venuta in mente una cosa: l'unico modo per non accorgersi se i cani hanno gli occhi rossi è quello di non guardarli negli occhi. Guarda tua moglie, adesso che stasera arriva, guardala negli occhi, vedi come sarà contenta. I cani se ne fregano se li guardi gli occhi. Quindi poi ci ho riflettuto: il miglior rimedio contro gli occhi rossi è non guardarli negli occhi, quella è la cosa migliore. Ciao Pietro Lepera. Ben arrivato, David Grassi, Niccolo Lasacco, Monica Evangelista. Bene. Allora, prima di iniziare con questo argomento, intanto quello che vi voglio dire è che questa giornata di approfondimento che è andata bene, perché poi ho formato, credo, circa 10 nuovi ispettori cinofili e saranno gli ultimi ispettori cinofili che ho formato con un processo così rapido. Adesso poi dal prossimo anno contemplerò bene tutti i percorsi che bisognerà fare, eccetera, eccetera. È stata un po' una lotta contro il tempo, perché il tempo, non tanto il tempo d'orologio, ma il tempo che faceva fuori, a parte che qui ha sempre piovuto 2 giorni, ma poi era crollato il ponte. Insomma, ne sono capitate di tutti i colori, no? La gente aveva tutto allagato, eccetera. Comunque, siamo riusciti a mettere, mi sembra, insieme circa una trentina di persone. Il nostro corsettino ce lo siamo fatti, nonostante molti, compreso Massimiliano Lurago. Appunto, guarda gli occhi di tua moglie, non quella dei cani, così stiamo tutti sereni. Compreso Massimiliano Lurago, all'ultimo hanno disdetto e non sono venuti. Fortunatamente ne avevo un po' di incalliti che sono venuti il giorno prima di tutti questi disastri che venivano dall'Abruzzo, dall'Emilia Romagna, boh, non me lo ricordo, dal Veneto, un po' dalle Marche, eccetera. E allora siamo riusciti a fare una trentina in una di queste giornate di approfondimento che potevamo rischiare di essere molti di meno, perché all'improvviso è successo di tutto. Bene, vi vedo che vi aggiungete, Monica Evangelista, eccetera. Voragine a 500 metri, corsia opposta. Sì, cioè è successo di tutto. Infatti, questi 2 giorni che me ne sono andato al mare, ho dovuto passare in percorsi alternativi sulle montagne, perché devo consegnare dei cani a Genova, non so che cosa devo fare, se prendere il deltaplano, perché praticamente, allora, a Genova c'è un ponte rotto, un altro, adesso non posso andare fino a Savona, quindi non so se devo passare da Lugano in Svizzera per andare a Genova. E quindi, cosa sì, ho da, intanto
Nicola lo sa, dice Abruzzo, infatti io ti ho... Allora, ho già mangiato due formaggi di quelli che mi hai mandato, uno molto più buono dell'altro, e adesso ti faccio poi la graduatoria, il terzo lo assaggio stasera. Comunque, molto buoni. Ciao Edoardo Ferrari, ben aggiunto, ben arrivato. Allora, il tema che vi voglio trattare oggi è cosa ti perdi se tu non hai cani da guardia efficaci, perché quello che io noto sempre di più è che la gente... Guardate, questo mese di novembre ho venduto un sacco di cani e facevo proprio le somme, ne devo ancora consegnare 2-4 di questa settimana e facevo stamattina dei ragionamenti con mia figlia. La maggior parte di questi cani sono tutti cani risolutori, nel senso cani che in teoria devono andare in posti dove ci sono già cani, perché le persone si sono rese conto di come sia importante avere un cane da guardia. I cani che hanno, al di là della marea di parole che hanno fatto tutti, da chi gliel'ha venduti a tutte quelle cose che hanno condiviso, foto sui social, eccetera, eccetera, la guardia non la fanno. E quindi diventa una cosa difficile perché quando in una proprietà esistono già cani, riuscire a portare cani che da un lato la gente li vogliono il più giovane possibile, vogliono che vadano subito d'accordo con questi, vogliono che partano subito alla guardia, vogliono praticamente tutto perché adesso la gente è abituata a volere tutto subito, mentre nella natura ci sono dei percorsi che a volte sono lentissimi se si vogliono ottenere dei risultati definitivi, però il bello è che sono poche, come dire, questi cani che ho venduto che sono andati a finire in proprietà dove non c'erano cani. Dico pochi, ma ci sto pensando. Ah, uno, sì. Uno in Friuli Venezia Giulia, stavo pensando, uno in Friuli Venezia Giulia, beh, uno anche qua in Piemonte, sì, perché altri due sono stati spostati in un'altra parte, stavo pensando, ma la maggior parte di questi cani hanno dovuto andare a risolvere problemi, nel senso hanno dovuto andare a fare quel lavoro che gli altri non facevano, indipendentemente dalla razza, indipendentemente dal colore, dall'altezza, eccetera. Quindi, il tema della diretta di oggi è proprio questo, cioè nel senso l'efficacia, cioè perché il titolo inizia sempre cani da guardia efficaci, perché cani da guardia solo per razza vanno bene fin quando uno gli fa le foto e le posta sui social, ma poi devono poi essere cani che in realtà la guardia riescono a farla. Allora, prima di partire con questo, che vi vorrei appunto spiegare qual è il motivo che la maggior parte delle persone si sono riempiti i cortili di cani che la guardia non la fanno, perché esistono tutta una serie di percorsi, sembra tutta una cosa architettata per far sì che le persone non badino più al risultato, non badino più alle essenze delle cose, cioè un po' come le scarpe, quante persone oggi comprano le scarpe comode e quante persone comprano le scarpe per il modello, per il colore, per tante altre cose, ma questo non solo. Quante persone hanno una macchina che funziona bene, la cambiano con un'altra che andrà molto peggio, per dire, perché quella è andata in questo momento va più di moda. Quante persone hanno degli abiti scomodi, li buttano tutti via per il fatto che quest'anno il colore non va più e quindi si cerca colore, il modello e tante cose. Quindi si cerca di fare, come dire, passare anche questo tipo di ragionamento sul cane da guardia, però in teoria, siccome il cane da guardia deve poi andare a fare delle funzioni precise, ecco, dopo ve ne vorrei parlare. Allora, quello che io invece vi volevo dire, perché in sintesi l'altra settimana non ho avuto tempo a parlarvene, poiché manca oggi da Dario Coirolo, ci ha abbandonati, si vede che, non so, non ha ricevuto... Vabbè, poi vedo che vi aggiungete Claudia Larizia, Ria Biglia, io non è che ci vedo tanto bene, sì. Bene, quello che vi voglio invece dire è che una cosa, buon pomeriggio anche a te, ciao Diego Grendene. Allora, quello che vi vorrei parlare un attimo prima di partire con l'argomento, perché la settimana scorsa, poiché vi dovevo, come dire, parlare di questo evento, che dai commenti che mi hanno inviato i partecipanti è stato molto entusiasmante, è stata questa
giornata di approfondimento sull'efficacia del cane da guardia. Adesso vi vorrei parlare un po' di questi, avrete già visto sulla mia pagina le varie pubblicità, questi tre regali che io vi voglio fare per Natale entro il 20 di, 20, entro il 20 di dicembre. Allora, il primo regalo che interessa solo una parte di persone e fra l'altro non potrò soddisfare tutti perché questo mese ho venduto molto più cani di cosa mi immaginavo quando mi ero inventato questo regalo, quindi ho ancora un po' di soggetti disponibili, ma non molti. E è quello che fino al 20 di dicembre alle persone che acquistano un cucciolo o un cucciolone di pastore dell'Asia centrale, uno dei miei cani selezionati per la guardia, io regalo i tre videocorsi, così. Come dire, tenendo presente che intanto i miei clienti li inserirei già automaticamente nel Guardog Evolution, tanto vale che li mandi nel Guardog Evolution già preparati e dia loro questo omaggio che sono i tre videocorsi. E non è poco perché i tre videocorsi hanno un costo complessivo di 1.091 euro. Quindi, in sintesi, il grande regalo è che vi faccio uno sconto di 1.091 euro e ve lo do in videocorsi. Di conseguenza, questo è il primo grande regalo di Natale che vedrete pubblicizzato. L'avete già visto, ma adesso inizieremo a pubblicizzarlo parecchio entro il 20. Vi dico, a differenza del secondo regalo, questo non potrò farlo per tutti perché non è facile come trasferire dei videocorsi, caricarli sulle chiavette, eccetera. Questo è un regalo molto importante. I cuccioli non posso fare come il panettiere che li fa in pasta la mattina, li fa la sera. E, avendone venduti molto di più in novembre di cosa immaginavo quando mi sono inventato questo regalo che vi volevo fare per chiudere in bellezza l'anno con tutti quelli che mi seguono, beh, ci sono ancora un po' di soggetti disponibili, ma pochi. Ho alcune cucciolate, ma saranno poi disponibili dal prossimo anno e mia figlia li lavorerà intanto che io sarò in India a fare questo studio con i cani e quindi se ne riparerà poi più o meno a marzo. Però per vedere tutto quello che si può fare ancora di quest'anno, i soggetti non sono molti. E questo è il primo regalo. Quindi, in sintesi, cioè, chi acquista uno di questi soggetti, io vi trasferisco i tre videocorsi per un valore totale di 1.091 euro e non è male questa cosa perché prendete il cane. Vi fate una bella preparazione su sia quella che è la razza che io allevo, tutte le varie caratteristiche, sia tutte le modalità per crescere il cucciolo, per allevarlo, per gestirlo, eccetera, e anche quello di cinofilia naturale per poter capire bene che cos'è che il cane vuole da noi. Con questo entrate immediatamente di diritto nel gruppo chiuso Guardog Evolution e quindi un regalo come questo. Più grande di questo non me l'ero mai, non l'avevo ancora mai pensato. Il secondo invece è disponibile un po' per tutti, cioè nel senso che chi entro il 20 dicembre, perché finisce tutto entro il 20 dicembre, perché poi mi voglio dedicare solo più andare a comprare anch'io i regali per Natale, occuparmi del cosa fare, insomma, organizzare poi le vacanze di Natale, eccetera. Però fino al 20 dicembre chi non ha acquistato ancora videocorsi può averli tutti e tre, dunque me lo sono anche segnato. E pagarli con uno sconto altissimo invece di 1.091 euro, che è il valore dei tre videocorsi, 597 euro. Chi acquista tutti i tre corsi insieme? Questo è dedicato a quelli che con un passo solo vogliono entrare di diritto all'interno del gruppo chiuso Guardog Evolution, quello dove io appunto in questo momento sto spiegando un po' bene come fare i box, come realizzare le cucce fatte ad hoc, dove sistemare i box di servizio, che materiali usare per risparmiare soldi e fare dei box definitivi che possono esservi utili e non li dobbiate rifare 1.000 volte, eccetera, eccetera. Quindi chi acquista questi tre corsi entro il 20 di dicembre ha questo mega sconto, io il 50% ve lo regalo praticamente io per Natale e a questo potrei dirvi che c'è un altro regalo perché
Siccome c'è stata molta soddisfazione per cosa dei partecipanti per cosa riguarda questa giornata di approfondimento che abbiamo fatto sull'efficacia del cane da guardia, sto lavorando sodo perché entro fine anno, spero anche un po' prima, vorrei finire il videocorso sul cane da guardia efficace, cioè tutti i sistemi da utilizzare per poter migliorare le prestazioni di difesa dei vostri cani da guardia, anche quelli che ovviamente non li ha presi da me, perché quelli sono persone che assisto io diversamente, quindi persone che hanno cani di qualsiasi razza che vogliono migliorare, in poche parole, le prestazioni del loro cane da guardia. Ecco, dal 1° di gennaio nel Guardog Evolution bisogna poi averne 4 videocorsi. Cioè, per poter entrare. Quindi questa possibilità, ecco perché vi dico che è un grande regalo, perché cioè, chi si iscrive al Guardog Evolution entro alla fine di dicembre, gli bastano 3 corsi, me ne potrei approfittare a lasciarli a prezzo pieno, invece per il sconto del 50% per farvi sto regalo di Natale. A dire la verità, però solo entro il 20 di dicembre. Chi invece vuole poi iscriversi a questo gruppo chiuso, se non ha poi i miei cani, perché chi acquista i miei cani è ovvio che io favorisco i miei clienti, di conseguenza li inserisco di diritto, deve poi avere anche l'altro video corso che è sull'efficacia del cane da guardia. Bene, il terzo regalo, che secondo me è il più importante, è che tutto ciò che voi spendete in videocorsi, qua nel mese di dicembre il 10% di questo importo sarà automaticamente devoluto a questi bambini che se la passano molto male in India, che io andrò con mia moglie a individuare in un villaggio che ho già dei contatti, eccetera, perché partirà poi questo progetto che per adesso, come dire, lo vedete solo pubblicizzato su Facebook, ma da gennaio mi vedrete là, io vi porterò con me attraverso i filmati, le dirette, eccetera, in India e vi farò vedere appunto quale destinazione avrà il 10% dei soldi che voi avete speso in videocorsi adesso a Natale entro il 20 dicembre, perché voglio che una parte di questi soldi ci rimetto io, ma voglio che sia un regalo anche come fosse di Natale, anche se alla fine glielo consegnerò poi nel mese di gennaio, per questi bambini dell'India. E fa parte di questo progetto Dog Are in Children, che lo potete trovare pubblicizzato sulla mia pagina Facebook, anche sui canali YouTube, eccetera, eccetera. Quindi questo sarà il terzo regalo. Tra l'altro vi voglio dire, ma di questi, fra virgolette, benefattori, ne farò poi un elenco. C'è già un signore, perché io di quelli che mi aiuteranno in questo progetto, io metterò nome e cognome e poi vi farò vedere in diretta che questi soldi verranno dati direttamente a questi di questo villaggio, di questi bambini per i quali si può spendere, ve l'ho detto, al massimo 1,90 dollari, tutto compreso studi, medicine al giorno. E il 30% di questi bambini sono tutti in India, dei 385 milioni di bambini che praticamente non hanno ancora tutt'oggi il necessario. Ecco, c'è già una persona che si chiama Mauro Genzo, che è uno che mi segue, un mio cliente, eccetera, che mi ha detto: io entro dicembre acquisterò un videocorso, perché c'è anche una clausola che chi ha già dei videocorsi e quindi non può utilizzare questo sconto del 30%, scusate, del 50% circa nel prenderlo tutti e tre, io gli farò comunque uno sconto di 100 euro sul videocorso che acquista entro il 20 dicembre. E lui mi ha già detto: io questi 100 euro di sconto non li voglio, voglio devolverli a questo fondazione che voi state facendo, Dogs Are in Children. E allora io man mano farò sia un elenco di tutte queste persone che rinunciano allo sconto ma vogliono devolverlo a questi bambini dell'India, e sia quando andrò tramite dei filmati, dei video, vi farò vedere quale sarà poi la destinazione di questi soldi, perché non c'è nessun tipo di
ovviamente Pastrocchio, siccome io sono sempre andato direttamente sul posto per i cani, vado tra l'altro anche per i cani, non mi costa niente andare e documentarvi, come ho sempre fatto per i cani, quale sarà la destinazione di questi soldi. Però sarà, siccome a me piace sempre dire ho fatto invece di dire farò, però questa volta sono costretto perché abbiamo creato questo progetto, partirà, sarà la prima donazione, andremo a fare a gennaio e poi gli altri anni sarà molto più facile perché poi una volta che avrò i contatti con queste persone vi farò vedere che cosa abbiamo comperato per questi bambini con i soldi che destiniamo, eccetera, eccetera. Quindi vi volevo parlare di questi tre regali che adesso vedrete poi pubblicizzati fino al 20 dicembre. Bene, chiuso con questo discorso, vorrei invece entrare proprio un po' nel vivo dell'argomento di oggi. Cosa ti perdi se non ce li hai? Perché vi ho pensato di farvi questo video? Perché io vedo, come dire, come le persone in questi ultimi anni, 10 o 20 anni, con quale criterio hanno acquistato i cani e con quale criterio li acquisterebbe. Ah, sei arrivato Dario Coirolo, ben arrivato. Genoeffa tutta bionda, siamo contenti di averti con noi, c'è anche Bruno Colman. Allora, Mauro Genzo, ah, non serviva a renderlo pubblico, comunque grazie. E come mai? Cioè, non possiamo mica rendere pubblico, non dobbiamo fare come fanno con me le persone che rendono pubblico nei gruppi solo tutte le cose negative, no? Cioè, bisogna rendere pubblico le cose positive. Allora, a proposito proprio di questo argomento e di quello che vi ho appena detto, allora guardate. In questi 20 anni che io mi occupo, forse sono anche qualcosa di più, che mi occupo di pastori dell'Asia centrale, io quando sono partito subito con un obiettivo e con uno scopo ben preciso: avere dei cani da guardia efficaci che proteggevano la mia famiglia dalle pericolose intrusioni dei ladri. Questo è stato il mio obiettivo. Quando io sono partito, e che ovviamente non ero un esperto della razza, era 30 anni che avevo cani, mi ero a digiuno di tutte le competenze, ma quanti finti esperti ho incontrato? Qualcuno parlava italiano, qualcuno, come vi ho già detto, parlava male italiano perché proveniva dai paesi dell'est e siccome l'Asia centrale era stata per tanti anni, diciamo, sotto il dominio dell'Unione Sovietica, parlavano tutti come ti spiezzo in due, e diceva, noi capiamo solo noi cos'è l'Asia centrale. E allora è incominciato, dicevano che solo quelli russi andavano bene, e quelli ucraini andavano male, poi c'erano quelli polacchi, poi c'erano quelli serbi, poi quelli, c'era un'insalata a non finire. Poi di lì si sono resi conto che questi cagnoni incrociati con un po' di tutto non riuscivano a farli arrivare più di 7-8 anni perché crepavano tutti, o anche quelli che avevano 7-8 anni, insomma, da 6-7 anni in poi la maggior parte dormivano tutto il giorno perché di vero cane pastore della centrale non hanno quasi più niente. Allora hanno, come si fa in Italia, ormai siamo abituati, hanno dato un bel colpo di spugna, si sono presentati con un nuovo sito e sono ripartiti di nuovo da capo a dire solo noi sappiamo cos'è il cane aborigeno e tutto quanto. E allora hanno cambiato pagina e hanno fatto. Solo che cosa è successo? Che io sono andato in Asia centrale prima di tutti e tra l'altro sono andato in Turkmenistan. Non so se avete letto cosa vi ho pubblicato. Dopo tanti anni, quindi immaginatevi, adesso sono passati credo 14 anni dalla prima volta che sono andato in Turkmenistan, adesso non me lo ricordo, più di 10 di sicuro. Solo adesso si scopre. I giornalisti pubblicano quello che io ho già sempre detto, scritto nei libri, che riuscire ad avere un visto per andare in Turkmenistan era micidiale, tant'è che di tutti i cinofili, anche di queste razze, non c'è mai andato nessuno. Ma non solo è micidiale avere un visto, è micidiale poi riuscire a muoversi nel Turkmenistan con tutte queste proibizioni che ci sono. Su tutto, in tutti i settori, in tutto quello che si vuole fare. Comunque andatevi a vedere sulla pagina, vi ho postato appena adesso un reportage che fa un giornalista e ce n'era uno prima, no? Allora, quando io sono andato la prima volta in Asia Centrale, allora qualcuno anche
cioè per dire no, non vogliamo essere di meno, ci è andato. Ma io poi ci sono andato una seconda, una terza, una quarta, una quinta, una sesta, una settima, un'ottava, una decima, poi sono andato tante volte nel Caucaso, poi sono andato tutto dove c'era, e sto ancora andando in Macedonia, in Anatolia, in tutti i posti, come sono appena adesso tornato dal Daghestan. E allora che cosa è rimasto alle persone, cioè, che in qualche modo volevano farmi concorrenza? Quella di fare dei gruppi dove c'è come uno dei principali argomenti quello di parlare il peggio che si può su di me. Allora, adesso che Mauro Genzo mi ha detto non serviva renderlo pubblico, e no, bisogna rendere pubblico le azioni positive che fanno le persone, perché bisogna prenderle di esempio, se no finisce che si fa come si fa con me, che si parla solo se qualcosa ogni tanto non funziona, e miliardi di cose che ho fatto a favore, compreso la Federazione Italiana Cani da Guardia. Il cane da guardia in Italia, insomma, non dico che l'ho inventato io, ma molte novità, come andava strutturata la gestione, eccetera, sicuramente l'ho fatto io. Questo si fa sempre finta di non saperlo. Poi dicono: ma tu sei autocelebrativo. No, non è che sono autocelebrativo, è che qua si fa sempre di tutto per nascondere l'evidenza, nascondere tutto quello che io ho fatto per cercare di studiare il carattere dei cani da guardia, tutto ciò che ho investito, tutte le cose che ho fatto, e facendo in qualche modo finta che poi basta fare uno sponticino sul soggetto, intanto i cani sono poi sempre gli stessi. Beh, io ovviamente parlo e ho visto che già, Caramanno, vai in vacanza te e lasci seguire in pace la diretta. Va bene, non ho capito. Ma chi sarebbe questo Caramanno? Sinceramente non ho capito. Comunque, in ogni caso, benissimo, non ho capito bene cosa dite. Vi prego di postare cose inerenti all'argomento che io tratto, se no non posso né capirle né darvi le risposte. Quindi, di conseguenza, qual è uno dei principali motivi per i quali la gente si trova poi sempre nel cortile i cani che non offrono le prestazioni che loro avrebbero pensato e avrebbero desiderato? Beh, intanto il primo motivo è la superficialità con la quale si sceglie il cane, secondo me, con questa funzione importantissima che è quella di proteggere la famiglia. Cioè, se si riuscisse a fare un ragionamento razionale di dire: se la mia famiglia è così importante, se la mia famiglia, cioè l'incolumità della mia famiglia, mi sta così a cuore, come mai con tanta leggerezza scelgo quei cani che dovrebbero proteggerla? E come mai, ve lo dico io, perché voi vi lasciate imbambolare da questi giochetti che fa il mondo commerciale sulla cinofilia in generale, che tipo in quello dei campanelli, penso che lo conosciate, no? Questo gioco, non so se nelle fiere c'è ancora, io tanti anni che non vado più nelle fiere, ma fin quando ero giovane c'erano, dice la pallina, il campanello, guarda la pallina, guarda la pallina, la pallina, e tutti dicono: qua, sono sicuro che qui mettono 50 euro, questi magari li fanno vincere una volta, poi basta, li pelano vivi, no? Poi si arrivano magari i vigili, la polizia, la finanza, i carabinieri, 448, ritirano tutto, si spostano dall'altra parte della fiera e di nuovo: ecco, guarda la pallina, il campanello, ecco. E la cinofilia viene fatto questo. Cioè, secondo me, le persone che hanno una casa singola con giardino e che hanno una famiglia e che, come credo sia vero, gli sta a cuore la famiglia, specialmente questi padri che in questi ultimi anni devono fare trasferte a loro malgrado per poter mantenere un posto di lavoro, per poter portare a casa sufficiente denaro e far vivere in modo adeguato la famiglia con quel che costa oggi il costo della vita. Ma anche non solo le persone che vanno in trasferta all'estero, le persone che magari hanno dovuto fare un secondo lavoro, cioè a fronte di persone che sono sempre alla rincorsa di sconti,
e mi dicono sempre no, io non ce la faccio, eccetera. Io conosco persone, ma guardate, il primo che avevo conosciuto da giovane era mio suocero era, che adesso purtroppo non c'è più, era un operaio che a un certo punto, avendo avuto 3 figli, ne avrebbe avuti anche 4, ma uno purtroppo non è sopravvissuto a un incidente, avendo 3 figli da mantenere, con il massimo del normalità, sapete cosa faceva? Faceva un lavoro regolare, usciva alle 6 da quella che era la fabbrica e mediamente veniva a casa sempre alle 9, alle 10 di sera, perché si trasferiva direttamente in un'altra officina a fare un part-time, perché voleva che la famiglia mancassero meno cose possibili. Ecco, dicevo, di conseguenza, tutte queste persone che adesso col caro vita, con tutti che gridano alla crisi, eccetera, eccetera, sono obbligate a lasciare a casa la famiglia, ecco, siccome la famiglia, sono sicuro che gli sta a cuore e hanno ormai capito tutti che non è poi immaginabile lasciare una sirenetta che suona e dire sono sicuro che non entrerà nessuno. L'hanno capito tutti che non è sufficiente, anche se si è speso tanti soldi, io le ho installate per tanti anni, messo le grate perfino alla porticina, quella della pattumiera, essere sicuri che non entreranno le persone, perché le persone se vogliono entrare aspettano gli altri quando escono, quando entrano dal cancello, eccetera, così come non basta la sorveglianza. Questa l'hanno più o meno capita tutti. Ecco, avendo capito quanto è importante l'incolumità della famiglia, avendo capito come vi ho fatto il filmato di ieri, quanto pericolo in realtà ci sia oggi in giro, no? Se voi ogni tanto, io vado pochissimo sulla pagina generica dei social, ma tutte le volte che apro il mio telefonino per entrare sui miei profili, almeno una volta al giorno vedo, che la polizia non ha potuto intervenire in modo abbastanza efficace, che persone straniere, italiane, ma molte volte straniere, infieriscono su altri, oppure leggo gli articoli che leggete voi. Quindi il pericolo oggi, come dire, non è sicuramente inferiore a quello di 10 anni fa. In più c'è questa nuova tendenza che molti padri di famiglia vanno a lavorare all'estero oppure sono obbligati a trasferte, sono obbligati a lasciare tutta la settimana la famiglia da sola perché i soldi non bastano mai e di conseguenza servono nuove risorse per fare in modo che ai familiari non manchi niente. Ecco, in questa situazione quindi delicata, da un lato l'uomo della famiglia riesce a essere pochissimo a casa, ammesso che tutti gli uomini di famiglia se la sentirebbero, come dire, di affrontare pericoli. Noi non siamo abituati ad affrontare pericoli. È meglio che facciamo di tutto per scagionare questa possibilità, perché un conto è scrivere sui social. Io tutte le volte che metto una pubblicità dei cani dicono basta la Magnum, meglio la Magnum. Ma ragazzi, io un po' di esperienza sulla difesa, su quelle cose ce l'ho. Ecco, il 99, cioè i cretini che scrivono basta la Magnum, questi sono proprio quelli che non sarebbero in grado di usarla. Ma rivolgendomi anche a quelli che cretini non sono e si sono armati, e beh, quelli che hanno avuto a che fare o che hanno a che fare con le forze dell'ordine, perché prima c'era Bruno Colman in diretta che loro fanno vigilanza e sicurezza, sono tutti armati, lui e la moglie e hanno i miei cani. Perché loro che in pratica tutti i giorni hanno a che vedere con cosa significa poter vivere al sicuro, si rendono conto che il grande lavoro che fanno i cani non può essere sostituito da nient'altro. Chi più di loro potrebbe dire che ne faccio dei cani? Invece hanno speso parecchi soldi per i cani, hanno speso parecchi soldi per le strutture, eccetera. E guai chi glieli tocca, proprio loro. Loro la Magnum non è solo che dicono una cagata così perché non sanno cosa fare, magari un dito batte sulla tastiera e l'altro lo tengono nel naso, quello dell'altra mano, no? No. Loro che potrebbero dire le cose proprio direttamente, la Magnum ce l'hanno da sempre in tasca, ce l'hanno lui e la moglie, sono proprio quelli che dicono il lavoro che fa il cane, il lavoro che ti evita di essere preso di soprassalto, ma non solo, il lavoro che fa il cane che ti evita proprio di doverti trovare in queste situazioni,
ovviamente impareggiabile. Allora, in questa situazione, in queste circostanze, sembrerebbe normale che le persone, quando scelgono un cane, fanno una scelta consapevole, cioè del tipo: io ho una malattia, ho l'influenza da curare, perché mi vado a comprare, diciamo, le caramelle alla menta o all'arancio perché mi piacciono di più? Se ho l'influenza da curare, devo comprarmi delle pastiglie che saranno anche amare da buttare giù. E saranno quello che io non voglio, ma devo curare l'influenza. Ecco, questa logica dovrebbe essere sui cani. Ma come posso continuare ad acquistare cani perché mi piacciono un colore e non mi piacciono un altro? Perché voglio il pelo più corto, perché poi li voglio fare entrare in casa, voglio che dormano sul divano e non voglio che perdano il pelo. Oppure li voglio solo di quella razza perché adesso è di moda quella razza. Oppure 8.000 oppure, ma come si fa a perdere questo obiettivo visto che di mezzo c'è l'incolumità della famiglia? Come vi dicevo, io 20 anni fa ho incontrato casualmente, dopo aver avuto pastori tedeschi, Rottweiler e altre razze, il pastore dell'Asia centrale non sapevo neanche che razza era, all'inizio non mi è interessato minimamente, fosse stato un meticcio, mi andava bene lo stesso, ma mi aveva impressionato un soggetto che io avevo visto la guardia che faceva. Ecco, come vi ho già raccontato altre volte, neanche farò apposta, i primi due soggetti che io ho avuto di guardia non ne facevano, ma io non mi sono scoraggiato per il fatto che il mio obiettivo era tenere al sicuro la famiglia, neanche farlo apposta. Il terzo soggetto che ho voluto innanzitutto che facesse la guardia, lo volevo subito perché c'avevo paura e l'ho preso di 3 anni, ecco, era quello che poi faceva una gran guardia, ma menava anche me, che è quello che mi ha poi spinto a dover fare tutti questi studi, da tirar fuori oggi questi cani e anche un sistema di gestione dove mi fanno una grande guardia e nello stesso tempo li posso lasciare con i bambini perché non ho mai nessun problema. Ma per me è stato tutto un percorso di spine, cioè, ma il mio obiettivo qual era? Il mio obiettivo era quello di lasciare al sicuro la famiglia perché mi ero fatto questa casa dei sogni, l'avevo voluta proprio così com'è, in questo posto, e mi stavo rendendo conto che questa mia scelta però metteva a repentaglio la sicurezza della famiglia perché avevo una casa molto appariscente, in un posto abbastanza isolato che faceva gola a molte persone. Io come sono arrivato in questa casa? Continuamente avevo persone che mi suonavano il campanello, anche zingari, eccetera, che mi dicevano se volevo comprare quello, se volevo comprare quello, se avevo ferro da vendere, e non mi toglievo più. Quando è che me li sono tolti? Quando questi hanno capito che intanto quei cani che avevo io le conveniva andare un'altra parte. A quel punto non sono più venuti a propormi di acquistare niente, né chiedermi niente, perché hanno capito che intanto avere più informazioni sulla mia casa non li avrebbe aiutati, nel loro intento. Ecco, nel momento in cui io mi sono reso conto che questa mia scelta della casa e nello stesso tempo mi piaceva andare comunque in giro, allora avevo anche i cavalli, mi spostavo per i cavalli, ma poi a studiare i cani, avrei lasciato la famiglia da sola, ecco che io, cioè, non sono andato a vedere il colore, non sono andato a vedere tante cose, sono semplicemente andato a vedere quello che vi ho scritto nel titolo, cani da guardia efficaci. Quanto erano efficaci per riuscire a tenermi lontano quella eventualità di malviventi che potevano entrare all'interno della mia abitazione. Penso, dice Mauro Gen, penso tutti noi che ti conosciamo, ti siamo molto grati. Sì, ma ti ringrazio, ma non è che l'ho detto perché mi preoccupo, perché tra l'altro le critiche mi aiutano. Io da quando le persone fanno questi gruppi e mi criticano, vendo sempre più cani, quindi in certo qual modo è una grande pubblicità, ma era solo un esempio. Siccome si tende solo sempre a mettere in evidenza il peggio che fanno le persone, e ho voluto dire questa cosa. Adesso poi spero che se ne aggiungeranno altri, farò un elenco che io vorrò mantenere pubblico, perché normalmente quando io vado a fare uno sconto, la gente acchiappa lo sconto e scappa via. Fa specie che ci sia persone che dicono rinuncio allo sconto, però voglio che questi soldi vengano destinati ai bambini che sono meno fortunati di noi. Questa è una cosa che ho apprezzato molto, perché mi occupo di cani, ma mi sono sempre occupato anche di esseri umani. Dice Dario Querolo: nessuna magnum fa il lavoro dei cani. Io ce l'ho, ma semmai la uso dopo che i cani mi hanno avvisato. Esatto, poi se uno riesce a fare un passo indietro,
Tutti i carabinieri sono dotati di armi, perché si lavora tanto su quella che è la deterrenza, sulla dissuasione? Perché i conflitti non servono mai, no? Cioè, l'uomo è sempre meglio che si metta d'accordo sugli intenti. Non basta essere più forte di un altro per uscire e picchiare tutti quelli che fanno qualcosa per la strada che non ti va a genio, perché sennò poi uno dai grattacapi non esce mai. I cani riescono, come dire, a ridurci molto i grattacapi. Però il tema di oggi era, cioè, cosa ti perdi se non li hai? Ma prima di parlare di questo, dire, ma com'è possibile che molti non ce li hanno? Com'è possibile che la maggior parte delle persone si innamorano di un cane perché ne hanno visto una fotografia? No, io non so se voi lo sapete, io mi rifiuto ormai da molto tempo di mandare le fotografie alle persone che dicono mi mandi le fotografie dei suoi cani e ne scelgo uno. No, mi dispiace. Tu prima mi devi dire voglio vedere io le fotografie di casa tua, del giardino, come possiamo organizzarci per proteggerlo. Poi, nel momento in cui stabiliamo che tipo di protezione vuoi, che evoluzione vuoi caratteriale dei cuccioli o cuccioloni che io ti do, eccetera, eccetera, allora io ti posso dire se ho di quei, diciamo, fra quei cani che ti possono soddisfare questo aspetto pratico, cioè la deterrenza, la protezione della famiglia, quanti ne ho e di che colore li ho, a questo punto ti mando le fotografie, ma non che io ti mando, io quasi tutti i giorni ricevo dove posso vedere le fotografie dei suoi cani, nessun posto, le mie foto le fotografie che io metto sono tutte emblematiche. Molti me li chiedono perché io non voglio mai partire dalla fotografia, non voglio proporre un cane ad uno che lo prende solo perché è bianco. Ah, tra l'altro, molti, siccome il pastore dell'Asia centrale può essere tutto bianco, bianco e nero, bianco e marrone, tutto marrone, bianco e marrone, bianco, nero, marrone, striato come il lupo, tigrato, nero, tigrato, bianco, marrone. Quindi io potrei fare come il supermercato e dire chi vuole un colore bianco, ecco, ho tre cuccioli, chi li vuole tigrati, eccetera. E molti mi chiedono questo, voglio un pastore dell'Asia centrale tutto bianco, voglio. E io molte volte invio queste persone ai miei, che tra virgolette, cioè, anche se non lo sono, ma potrebbero essere considerati concorrenti, perché bisogna andare da quelli che lavorano sulla morfologia, non sull'efficacia e sul carattere del cane. Io per lavorare posso solo fare in questo modo. Il motivo che ho sempre bisogno di tanti cuccioli per poterli selezionare, poter tirare fuori tutti quei soggetti che possono essere destinati nelle varie direzioni, protezione della famiglia, protezione delle pecore, lavori intermedi, eccetera, eccetera, cioè il mio modo di lavorare per forza deve essere quello di dire si parte da quello che è l'esigenza che si vuole ottenere come protezione della famiglia, quanto si vuole vivere tranquilli, da dove è, scusate, dove è ubicata la casa e tanto altre cose che tra l'altro ho spiegato in questo in modo molto approfondito in questa giornata di approfondimento sull'efficacia del cane a guardia. E in parte penso di adesso sto sviluppando questo videocorso perché molti mi hanno detto è un argomento che ci interessa, ma non possiamo spostarci. Mi rendo conto, fine settimana ormai per le famiglie è diventato un disastro. Ecco che vi sto dicendo che entro fine dicembre spero di riuscire a ultimare il videocorso sul cane da guardia efficace, che sarà poi uno di quelli che verranno poi tradotti dal prossimo anno in varie lingue per questa che sarà poi questa FedarGuard International Guard Dog Association, che l'abbiamo proprio fondata in occasione di questa giornata di approfondimento. L'ho presentato, ho presentato il marchio e adesso presto lo conoscerete poi anche voi che mi seguite da casa. Però quello che mi sta a cuore trasferirvi in questa diretta è che l'efficacia del cane, che ha una relazione stretta con la sicurezza della vostra famiglia, specialmente fra voi che mi seguite, ma deve essere al primo posto. Non può diventare una delle cose che più o meno vi interessano, una delle cose che vi interessano uguale agli altri. Non è importante, cioè, se io penso alla sicurezza della famiglia, ma che importanza ha se il cane bianco, tutto nero, bianco e nero, quel cane che mi salverà la famiglia, quel cane che riuscirà alle 3 di notte a demotivare la banda di ladri che vogliono entrare nella mia proprietà e li motiverà invece ad andare da un'altra parte. Ma qual è questa importanza? E sapete perché vi dico questo? Perché come all'inizio
del filmato vi citavo, specialmente in questo mese che ho venduto parecchi cani, e la maggior parte, vi stavo dicendo, sono cani riparatori. Quindi la maggior parte delle persone che ha preso la razza che le piaceva e basta, gli è bastato quello. Hanno preso il cane del colore che le piaceva e le è bastato quello. Hanno preso il cane aborigeno che veniva dal Kirghiz e Tagikistan e tutto, perché questa cosa i primi 15-20 giorni le ha fatto abbastanza, come dire, piacere, comodo raccontarlo a cena dagli amici, a prendere il tè, andare a mangiare in pizzeria. Ma poi queste cose finiscono dopo un mese, due o tre, quando il cane cresce, indipendentemente da dove viene, se poverino non è all'altezza della situazione, e voi che cos'è che potete fare? Sì, potete sposare questa idea che dicono: ma io, come dire, amo il mio animale, anche se non fa la guardia, lo amo lo stesso. Ma fai bene ad amare il tuo animale. Ma il problema è che quando tu sei partito, volevi una coppia di animali che proteggessero la tua famiglia. Adesso non voglio dire ami più il tuo animale o ami più i tuoi figli, ami più il tuo animale o la sicurezza della famiglia. Ma bisogna cercare di, come dire, essere un po' trasparenti, non lasciarsi così coinvolgere. Nel cane da guardia, questa confusione che viene fatta ormai su tutti i livelli commerciali, che vi dicevo prima, che la gente oggi è abituata a mettersi le scarpe che gli fanno male solo perché sono di moda, è abituata a mettersi abiti scomodi solo perché quelli dell'anno prima, beh, io non lo faccio ovviamente, chi mi conosce, c'ho un giaccone, quello di verde, che già le prime cose, quindi cioè, basta vedere i miei viaggi e capire quanti anni ha. Ce l'avevo anche quest'anno nel Dagestan e continuo a portarlo in qualsiasi posto, in tutti i posti che sono andato in Asia centrale, se faceva freddo ce l'aveva. Però molta gente un qualsiasi abito funzionale lo butta perché non è più di moda, e quella è una scelta, come orologi, vogliono 20 orologi perché ogni orologio va bene per la situazione giusta. Perfetto, ma il cane da guardia è un discorso diverso, cioè dobbiamo, cioè, finalizzare bene su quella che è l'efficacia, perché se no ci troviamo a comprare bancali di sacchi di mangime, essere i migliori clienti dei veterinari, aver miliardi di foto salvate nel nostro cellulare, il cane così, 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 col bambino, con la nonna, con lo zio, col fratello, con la carcassa in bocca, con la cosa, vista mare, vista coso. Però noi sappiamo benissimo, magari non lo dite agli amici, ma quando poi chiamate me e come me lo dite, sappiamo benissimo che il cane non ci azzecca niente con quello che è il lavoro che voi vi immaginavate che potesse fare. Quindi, cani da guardia efficaci, cosa ti perdi se non li hai? Ti perdi una delle cose più importanti che oggi può esistere all'interno di una famiglia, quella di godersi la propria casa in piena serenità. Sono così pochi i momenti che voi potete stare a casa. La maggior parte delle persone partono alla mattina presto, ora che hanno sistemato i figli, hanno fatto le code sulle tangenziali, si sono spostati, eccetera, eccetera. A mangiare a casa non ce la fa quasi più nessuno a venire, a meno che non si fanno, come dire, lavori, che si ha la fortuna di lavorare vicino a casa, si rientra la sera. La sera, va a sapere con che ora, tra portare i bambini in palestra, in corso di danza e tutte quelle cose. Quindi i momenti che ci godiamo tante volte è quando mettiamo i figli a dormire e ci mettiamo sul divano. Ma come si fa a vivere ancora agitati quei momenti, andare a chiudere tutto quanto, eccetera, e vivere con l'angoscia che appena si vede un annuncio al telegiornale, per la paura che succeda anche noi, giriamo subito canale, o se vediamo un articolo al giornale, voltiamo pagina. Ma quello è il discorso degli struzzi. Noi ci dobbiamo mettere in condizioni che quando veniamo a casa, sotto il profilo della sicurezza, che è una cosa delle più importanti in assoluto, l'incolumità nostra, di nostra moglie, dei figli, non la batte nessuno, noi ci dobbiamo mettere al sicuro. Ecco, se riusciamo a dare così il peso giusto a questa cosa, ma poi diventa tutto normale. Ma chi se ne frega della razza che è il cane? Ma se un meticcio può andare benissimo lo stesso, può essere qualsiasi colore, va bene tutto. L'importante è che sia quel cane che ci fa sentire al sicuro. Se voi vi sentite al sicuro, anche con un cane che non vi fa la guardia, ma buon per voi, ma io mi rivolgo a tutte le persone che mi contattano, che hanno preso i cani, hanno dato retta a tutti, dal veterinario all'allevatore, al vicino di casa, al cognato che era un cinofilo, a tutto quanto, e oggi, cioè, quando io li consegno i cani, fatichiamo, perché loro magari ne hanno già una coppia, non ne hanno azzeccato uno
su due e si vorrebbe che con un terzo, tra l'altro cucciolo, questo fosse il miracolato. Ma io sono un allevatore che riesco a fare i miracoli, ci sono quelli dei miracoli, ma non sono io, dovete proprio mettere su Google allevatori che fanno i miracoli e credo che vi escano, perché io ne conosco di quelli. Io sono una persona normale e riesco solo attraverso la conoscenza della cinofilia, in base a come è ubicata la vostra casa, come volete strutturare, andare alla ricerca dei risultati, che se avete già dei cani è abbastanza difficile. Ecco perché vi dico, laggiù dove non li avete o ne avete solo uno, attenzione a prendere il secondo, attenzione a prendere i primi due, perché solamente tutto ciò che vi siete scambiati sui social, tutto ciò che avete archiviato di filmati, quello che vi hanno detto in tutte le lingue del mondo, spesso non ha niente a che vedere con quella che è l'efficacia. Ecco perché ho tirato fuori questi videocorsi, perché dopo tanti anni che la gente veniva in federazione ho cominciato a dire non basta informare queste persone che hanno tempo, soldi, possibilità di organizzarsi, eccetera, di venire da noi. Bisogna in qualche modo informarli a domicilio, perché scelte azzardate non so quante ne fanno. Vabbè. Poi ci sono sempre modi di ragionare molto particolari. Sappiate, per dire, che l'altro giorno, non voglio dire niente di particolare, mi ha scritto una persona che mi ha detto: noi abbiamo a casa un cane che è un cane da guardia, però il problema qual è? Siccome lui sarebbe in grado, perché poi la gente si inventa di queste cose, di fare la guardia, ma noi l'abbiamo voluto come cane da compagnia, non da guardia, lui adesso non fa la guardia, perché poi la gente, ve l'avevo detto, no, il movimento dei cantasuonarzisti, sono quelli che poi se la cantano e se la suonano un po' come vogliono, perché poi noi siamo dei campioni per giustificare noi stessi, no? Cioè basta che, se diciamo adesso vado a correre tutte le mattine perché voglio perdere 5 kg, alla quarta mattina dice no, ma c'è un piccolo dolorino, secondo me è meglio fare una mattina sì e una mattina no. Allora passiamo a fare una mattina sì e una no. Poi magari proprio la mattina prima avevamo dormito un po' di più, alzarsi presto la mattina prima di andare a lavorare, fare la doccia, dire ma mi pareva di aver sentito a dire che è meglio correre una mattina, due di riposo, perché il riposo è anche molto importante per il corpo umano, per il fisico, eccetera, eccetera. Allora, e poi nell'arco di un mese non andrete più a correre, perché c'è solo un modo per andare a correre tutte le mattine: buttarsi giù dal letto in tutti i tempi e le temperature, partire, andare, che piova, nevichi, tempesti, farlo. Io tutte le mattine, sabato, domenica compreso, faccio quello che devo fare. Ecco, con i cani bisogna un po', cioè, fare in questo modo, cioè essere, in poche parole, coerenti, non cantarsela e suonarsela un po' come vogliamo. E questa signora mi diceva: io un cane che sarebbe da guardia, e bello dire, lui saprebbe far la guardia, ma noi non l'abbiamo voluto da guardia, quindi lui non fa la guardia, come fosse dire guarda che tu non voglio che fai la guardia. E la gente ci crede a queste cose, ma il bello non è finito, dice: quello che non riusciamo a capire è perché lui morde solo mio marito quando arriva a casa. E quindi il cane non fa la guardia contro nessuno, perché noi le abbiamo detto che non lo volevamo da guardia, noi lo volevamo come un figlio, però morde praticamente mio marito quando viene a casa. Quindi le cose che si riescono a raccontare alle persone non sono poche. Tutto questo però va a scapito di ciò che è poi appunto la protezione della vostra famiglia, perché fin quando uno prende una coppia di cani, li mette a custodia, ad esempio mi viene in mente, di un maneggio di cavalli con una selleria, io già alcune volte ho dato cani, e vabbè, evita dei danni non indifferenti, perché quando è già successo parecchie volte, entrano queste persone, si prendono tutte le selle, tutta l'attrezzatura, portano via, come dire, un capitale di parecchie, a volte anche decine di migliaia di euro. Quindi i cani hanno la funzione di abbassare i grattacapi di quelli che gestiscono il maneggio, evitare danni, non so se l'assicurazione paga, poi non paga, comunque avere tutti questi problemi, perché non basta poi dare solamente i soldi della sella rubata al cliente, il cliente la va lasciata lì in custodia e insomma magari prende poi il cavallo e poi a portarselo da un'altra parte. Quindi in quei casi lì i cani hanno una funzione abbastanza importante, come quelli dove vengono messi nei rimessaggi di roulotte oppure camper. Voi immaginatevi lasciare una roulotte, un camper, in un posto dove
quando dovete consegnarla al cliente, manca una porta, manca questo, perché si sono venuti a prendere i pezzi, oppure una concessionaria, un deposito di qualsiasi cosa. Ma laggiù dove i cani devono andare a proteggere la famiglia, ma non c'è paragone, cioè fra il male che possono fare quattro delinquenti che entrano in una casa a vostra moglie, a vostri figli, a vostra mamma, con quello che può essere il danno fisico di aver rubato le selle, piuttosto aver smontato le automobili, piuttosto aver preso qualcosa all'interno di un'azienda. Non c'è paragone, quindi specialmente laggiù dove c'è il discorso della protezione familiare, ecco, bisognerebbe nel 2019, visto che più o meno di cinofilia ne dovremmo sapere tutti un po', fare delle scelte oculate. E questo discorso, cani da guardia efficace, cosa? Si perde chi non li ha e si perde molto. È pur vero che avete dei cani che avete postato le foto dappertutto, vi sono piaciuti, vi gratificano per quello. Però le possibilità, se voi non siete partiti già con l'obiettivo, come ho fatto io tanti anni fa, primo, protezione della famiglia. Qualsiasi razza, Asia centrale, mai sentito nella mia vita. Ne conoscevo 80.000, dico, però quello l'ho visto che fa veramente ciò che io volevo. In più, sposava tutta una serie di miei modi di vedere cane, di modi di concepire, di come potevo gestirlo, eccetera. E all'inizio io i primi cani, non, come vi dico, non mi facevano la guardia. Primo che faceva la guardia mordeva pure me, però io ero talmente motivato nel voler proteggere la famiglia che ho insistito e oggi per me sia allevarmi i cani in grado di proteggere la famiglia e sia poterli far gestire alle mie figlie, a mia moglie, è un gioco da ragazzi. Tant'è che poi creando la federazione ho trasferito, cioè, questa opportunità sia di cani sia di capacità di gestione a tutti quelli che mi seguono, che sono i miei allievi da tanti anni, e, beh, i miei clienti, quelli che hanno preso i cani e gli altri che studiano con me, che mi hanno raggiunto, nonostante ci fosse tutta questa pioggia, eccetera, il 24 di novembre. Bene, adesso abbiamo anche i videocorsi, quindi un'introduzione, non è che possano proprio sostituire al 100% quando ci vediamo, però un'introduzione la possono dare, poi il prossimo anno probabilmente faremo anche cose online, eccetera. Quindi quello che vi voglio dire è che la razza, per cosa riguarda l'efficacia del cane da guardia, conta pochissimo. Mi dispiace tanto dirvelo, ma ho visto migliaia di metici molto meglio di cani di razza e questo vale per qualsiasi razza, compreso quella che allevo io. Beh, i colori è scontato, solo un cretino può immaginare che un cane di un colore possa essere meglio di un altro, anche se il colore, voi non avete idea, siccome si guarda il colore dell'abito, il colore dell'automobile, il colore che si dà all'esterno della casa, il colore della cucina, della coperta sul letto, del poltrone, del divano, ci abbiamo infilato anche il colore del cane. Voi non avete idea quanta gente sceglie il cane ancora per colore. Ovviamente per la morfologia, no? Cioè nel senso, se qualcuno ha detto, spesso non sono neanche mai andato nei paesi di origine, che uno standard doveva andare in un certo, deve essere in un certo modo, automaticamente tutti vogliono quello standard. Mi ricordo a un certo punto, adesso fortunatamente si sono calmati un po' dopo aver battuto un po' di testate, che volevano la testa del pastore dell'Asia centrale piatta e ci fossero degli allevatori e degli appassionati che se avessero potuto la legavano con la pialla, perché volevano proprio farla piatta, tipo che sulla testa del pastore dell'Asia centrale, come dire, ci potessi mettere un vaso, mettere dei bicchieri da bere qualcosa con gli amici, perché la volevano piatta. Io che giravo già l'Asia centrale, vedevo teste di tutti i modi, o qualcuno diceva lo stop non deve esserci assolutamente in tutte queste cose perché noi sappiamo, studiato e fatto, ma che cazzo dite? Che io ho visto cani in Asia centrale che avevano lo stop, non tanto marcato, ma avevano degli stop ed erano in Asia centrale, penso che più che, e pensate che la gente addirittura dire no, ma quelli non erano di razza, erano meticci, ma perché come cazzo sono i cani dei pastori dell'Asia centrale che non possono controllare le femmine, non possono controllare i maschi, si accoppiano in base a ciò che riescono a fare sulla scala geraria. Quindi è meglio scendere un po' da tutta questa, diciamo, sto gonfiore che hanno tanti allevatori, iniziare a studiare, scendere un po' di gradini con umiltà, ripartire da capo, andare
vi servirebbe tanto nei paesi d'origine, dire qual è il vero pastore dell'Asia centrale, quello che hanno i pastori in Asia centrale. È difficile dire no, il vero ce l'ho io e che abito a Biategrasso, e invece quelli là nell'Asia centrale, che 6.000 anni che proteggono le pecore, che sono in Asia centrale, la genetica dei pastori hanno quelli finti. Cioè, la cinofilia, essendo fatta di tutte queste minchiate, non vi aiuta a scegliere il cane da guardia efficace che possa proteggere la vostra famiglia. Quindi cercate di liberarvi il cervello di tutte queste grandissime puttanate, lasciate perdere, cioè, tutta questa predilezione che avete per certe tipologie, la moda, e tutti gli anni viene la moda. Fanno un film, c'è un cane e tutti quanti si comprano il cane. Non so se vi ho mai raccontato che alcuni anni fa sono andato a Los Angeles, all'Universal Studio, c'era uno stand, avevano messo un San Bernardo. I bambini, talmente condizionati, dicevano: Beethoven, ciao, 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 come stai? Gli raccontavano dei pezzi di film a quei cani, di conseguenza, ma bambini, ma neanche così tanto piccoli. Quindi è facilissimo che vi lasciate impressionare, ma non avete idea come vi impressionate poi quando vi entrano tre o quattro incappucciati che siete lì con vostra moglie, magari bambini che dormono nella cameretta e voi dovete rendere conto a questi delinquenti. Quindi, cani da guardia efficace, cosa ti perdi se non li hai? La cosa più bella del mondo, di poter vivere tranquilli almeno nella propria casa, che mi sembra che sia rimasto una di quelle poche cose che non ci dovrebbe toccare nessuno, visto che il resto più o meno se ne sono un po' impossessati tutti. Bene, io ho finito la mia diretta. Ciao Andrea, quando sono venuto a casa tua, la cosa che risaltava meno è stato il colore dei cani. Mi ha impressionato l'atteggiamento dei cani, tutti. Va bene, ti ringrazio. Il tuo è lievitato parecchio, perché usi lievito madre, devi usare quell'altro, quello lì è lievita di meno. Mi stupisce ciò che è in grado di fare. Bene, ciao, lo sa, la fantasia è molto bella, poi però si fanno i conti con la realtà, ma questo funziona un po' tutti. Ciao Roberto mi fai morire. Ok, Alberto Bernardi è arrivato tardi, ma tu c'eri, e quindi il 24, nonostante la cosa, quindi ci giustifichiamo. E poi c'è il vantaggio che queste dirette ve le guardate quando volete, magari adesso lavorate, poi vedo dalle visualizzazioni che ve le guardate tutti. Bene, vi saluto, oggi c'è veramente una bella giornata di sole, devo andare a fare un po' di filmati, un po' di fotografie ai cani, un po' di passeggiate. Anche se in questo momento ho dei cuccioli di 20 giorni che non posso ancora lavorare, però sto ritirando alcuni che inizierò a lavorare. Con gli altri il lavoro è più o meno finito, ma la cucciolata in lavoro dovrebbe essere praticamente terminata, sistemata, e ho da lavorare con qualche cucciolone. Ciao Dino, buon pomeriggio e ti saluto. Ciao Mauro e a presto.